Cosa hanno in comune un pirata che sorregge una pizza gigante, una bambina che cammina nella foresta, un cappuccino nello spazio e una torta gigante con sopra seduto un bambino? Nulla, se non per il fatto che sono state create dall'intelligenza artificiale con un'apposita app, un tool gratuito inserito dentro Canva, che converte semplicemente le parole, le frasi che noi possiamo scrivere in testo in immagini. Vediamo come si fa in questo video e ti do il benvenuto. Ciao, sono Matteo Orlandi, digital coach per imprese locali, e oggi parliamo di questo strumento all'interno di Canva che si chiama Text to Image. Ma facciamo prima un passo indietro, un passettino indietro, e prima di iniziare ti ricordo naturalmente, se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella per future notifiche. Se invece sei già iscritto, assolutamente un pollicione verso l'alto. Ho già parlato in un precedente video, che ti invito ad andare a vedere, te lo metto qua, di Midjourney, che permette di andare a creare, grazie all'intelligenza artificiale, delle immagini fornendo semplicemente dei prompt di testo. Midjourney è quello qua, ha dei pro e dei contro, ne abbiamo parlato, ha una potenzialità enorme, sicuramente fantastica, permette di fare tante personalizzazioni, ma a volte può risultare un po' più complicato, soprattutto all'inizio, per accedere, per fare i primi prompt, le prime domande, tutte vengono messe nella stessa galleria che possono vedere anche gli altri utenti, e non abbiamo possibilità poi di crearne tante perché è un sistema che va a crediti. Con Canva invece, sperando che questo tool rimanga gratuito anche per altre situazioni, perché Canva, se non lo conosci, appunto, è un tool gratuito che permette anche di avere un piano a pagamento, ma la funzione che andiamo a vedere oggi è inserita gratuitamente in questo strumento, per cui al momento si può utilizzare come si vuole. E Canva ha attivato da poco uno strumento che si chiama Text to Image, adesso vediamo proprio dove si trova e come funziona, che permette di fare un po' la stessa cosa, seppur in forma ridotta e più semplificata, come funzioni rispetto a Midjourney, ma ha tantissime possibilità. Comunque ci permette di fare cose di base, ma che possono esserci molto utili sia nel campo della creatività, nel campo della creazione di contenuti, o per qualsiasi utilizzo legato alle immagini. Allora, di Canva adesso non vado a fare un video dedicato a Canva, perché lo conosciamo poi tutti, è uno strumento eccezionale. Se non l'hai mai utilizzato, assolutamente lo devi provare, perché ti permette di fare di tutto, di creare con modelli già pronti qualsiasi cosa di marketing, cose per la scuola, strumenti aziendali, inviti per uso personale, biglietti, post, permette di fare tantissimo e ha già una valanga di modelli già precostituiti, quindi assolutamente Canva è straordinario, ha semplificato tantissimo il mondo della creatività personale in tantissimi settori, e la maggior parte delle cose sono gratuite, alcune cose sono a pagamento nella funzione pro, ma con la versione gratuita puoi fare già tantissimo. Vediamo come utilizzare appunto questa funzione di text to image. Innanzitutto andiamo a creare un progetto, quindi andiamo su Canva, possiamo farlo anche direttamente, se lo sto facendo da PC, possiamo farlo poi anche da app. Andiamo a scegliere, potremmo già prendere una dimensione, una misura una già pronta, ma invece andiamo a prendere una misura, una dimensione personalizzata. Facciamo ad esempio, mettiamo 1000x1000 pixel. Ho visto che le immagini create da questo strumento sono all'incirca 1000x1500, non sono gigantesche, però possono andare bene per qualsiasi progetto normale, anche legato ai canali social. Ecco fatto il nostro, quindi, tavolo di lavoro qui con il nostro blocco adesso bianco. Negli strumenti che abbiamo a sinistra, quindi con tutti le varie possibilità di inserire foto, progetti, caricamenti o altro, abbiamo le varie app, e tra queste adesso io ce l'ho già in evidenza perché l'ho appena utilizzata, abbiamo questa di Text to Image, che puoi trovare comunque anche sotto. Ci sono poi tante altre funzioni davvero utili in Canva, tantissime altre possibilità. Andiamo quindi a cliccare su Text to Image. Lui ci dice: descrivi l'immagine che vuoi vedere, e noi dobbiamo mettere qua quello che vogliamo creare. Sotto abbiamo qualche consiglio se abbiamo bisogno di ispirazione per capire come può funzionare l'immagine, ad esempio foto di una città, foresta magica del futuro, un dipinto d'acquarello di un pesce koi in uno stagno, eccetera eccetera eccetera. Giusto, ci serve per capire cosa possiamo creare. Poi abbiamo la possibilità di scegliere lo stile, quindi arte concettuale, dipinto, foto, disegno, 3D o motivo. E adesso andremo anche a vedere le varie differenze tra queste tipologie di grafica, non solo per il risultato finale, ma per capire come poi lui va a impostare queste foto. E andiamo quindi a fare il primo esperimento, che è semplicissimo. Andiamo a prendere una cosa abbastanza generica per vedere come funziona.
scriviamo la nostra frase. Io ho messo adesso una bambina con vestito bianco che cammina in una verde foresta. Potrò mettere anche foresta verde. Provo a mettere arte concettuale. Giusto per capire, questo arte concettuale va molto bene secondo me quando abbiamo delle illustrazioni e cose di questo tipo che ci possono servire in varie tipologie. Ecco fatto, se hai guardato l'inizio del video e hai visto quell'immagine della bambina che camminava nella foresta, non era sempre uguale, cioè quello che abbiamo adesso come risultato non rispecchia quello che c'era prima. Se noi facciamo generare un'altra, diamo un'altra scelta ancora all'intelligenza artificiale, a questo tool per creare un'altra immagine, e ne vengono create delle altre ancora senza partire da quella precedente. Possiamo prendere questa assomiglia abbastanza a quella che abbiamo preso, che visto all'inizio, ma è comunque differente, per cui possiamo crearne davvero tantissime. Con un click le importiamo, vedi che la dimensione non è grandissima, se noi le allarghiamo va abbastanza bene, un 1000x1000 circa, ma insomma non è una dimensione gigante. Anche qua la possiamo utilizzare, questa vediamo che un pochettino già va a sgranare, per cui la dimensione appunto è il limite secondo me principale di questo tool, perché non possiamo esportare in alta definizione delle immagini, abbiamo sempre un po' il limite della grandezza, però sicuramente è interessante. Vediamo con la stessa frase, se noi facciamo dipinto cosa succede. Facciamo un esperimento con le prime tre cose principali e poi passiamo ad altre possibilità creando cose diverse, magari più applicabili anche ad altri campi e ad altri settori. Con dipinto si vede proprio lo stile differente, noto che ogni tanto sotto ci sono anche delle firme, probabilmente questa intelligenza artificiale va anche a prendere degli esempi di quadri che già esistono, va a importare anche delle firme sotto di chi non si sa, quindi poi sicuramente bisogna lavorarci accanto alle varie foto, che comunque sono poi utilizzabili, sono create direttamente dall'intelligenza artificiale, quindi le possiamo utilizzare, le possiamo sfruttare per tutte le nostre necessità. E ecco qua, vediamo che la forma, la trama, sembra proprio un dipinto, anche in questo caso si vede proprio la forma anche della pennellata, e quindi è diversa rispetto a quella che abbiamo fatto con arte concettuale. Andando a selezionare invece foto, vediamo il risultato che ci appare. Ho notato che quando mettiamo foto e ci sono delle persone, chiaramente queste vengono abbastanza poco realistiche. Andiamo a prendere ad esempio questa qua, vediamo la bambina come esce fuori. Noti che non è una bambina, ma sembra più una bambola, un bambolotto, potrebbe uscire anche la bambola assassina, qualcosa di terribile. Quindi non sono bellissime, sono un po' inquietanti, per la verità questa sembra veramente un po' inquietante, potrebbero utilizzarla per qualche film, la bambola assassina o altro. Quindi sulle foto, quando ci sono persone umane, persone, io eviterei. Magari va bene quando dobbiamo fare foto di un paesaggio, di altro, possiamo provare questo aspetto. Poi abbiamo comunque disegno 3D, adesso li vediamo altre applicazioni. Proviamo un esempio diverso. Noterai che io ho cambiato logo, ma perché avendo già creato per esperimento circa 20-30 immagini, mi è stato detto che ho raggiunto il limite giornaliero. Adesso non è segnato quante immagini ci sono, secondo me circa un 20-30 al giorno al momento, non c'è però nessuna indicazione, quindi non possiamo crearne un'infinità, ma dobbiamo stare entro sempre certi limiti giornalieri, ma direi che per un utilizzo normale, io adesso sto sperimentando anche in fase di creazione del video, ma per un utilizzo normale ci stiamo dentro alla grande. Vediamo il prossimo esempio. Quindi andiamo a vedere, ecco, un'altra criticità. Ho messo primo piano di una borsetta da donna appoggiata su uno scoglio di fronte al mare. Mettiamo ancora arte concettuale come scelta e vediamo cosa ci va a creare. E vediamo, in questo caso avevo già fatto l'esperimento con la stessa immagine. Noterai che in questo caso il primo piano della borsetta non c'è, non ha, c'è lo scoglio, c'è tutto quanto, ma c'è anche qua la barca, ma non abbiamo la nostra borsetta. Qual può essere il problema in questo caso? Il problema può essere dovuto al fatto che non, in italiano secondo me fa ancora fatica a riconoscere bene il testo. Ho provato le differenze, infatti adesso facciamo proprio un test anche noi e vediamo, ad esempio con Google Traduttore inseriamo il testo: primo piano della borsetta della donna appoggiata su uno scoglio di fronte al mare. Magari anche se non c'è lo scoglio non c'è problema, basta che ci dia la borsetta giusta. Torniamo, ripetiamo il testo ma mettiamolo in inglese e facciamo così, facciamo genera l'immagine, lo mettiamo in inglese
E io negli esperimenti che ho fatto ho notato una grande, grande differenza. Riesce a capire molto meglio quello che facciamo. Quindi attenzione, eccolo qua. Vedi che differenza rispetto a prima. Adesso è perfetto. Adesso ha creato la nostra borsetta. Qua. Tra l'altro ho aperto un documento un po' più grande in questo caso. Quando ho riaperto il... ho rifatto il documento col nuovo account. Ho messo un 3000 e quindi comunque con 3000 pixel già risulta un po' più grande. Per cui, altro consiglio, conviene partire da un documento più grandino, perché ho visto che in ogni caso l'immagine viene caricata su in maniera differente quando l'apriamo rispetto al modello che abbiamo. Stiamo su modelli un po' più grandi, 3000-4000 pixel, e poi così vediamo il risultato finale, possiamo sempre poi ridurre. Ecco fatto quindi la nostra borsetta, anche qui ne abbiamo varie differenti versioni, adesso ci siamo. È importante perciò farlo proprio in inglese. Se non, non sai come scrivere il prompt, la domanda in inglese, fai come ho fatto io adesso, Google traduttore, e in 2 secondi vai a creare il testo giusto. Andiamo a vedere un altro esempio. Abbiamo visto adesso una borsetta magari per un negozio che vende questo articolo, perché questo canale è sempre legato poi al digital marketing per imprese locali, quindi per dare anche idee, suggerimenti a chi lo fa di mestiere per promuovere i negozi di piccole attività. Vediamo un altro problema che ho riscontrato. Proviamo sempre con arte concettuale, dipinto, ma potremmo mettere anche un altro. Facciamo sempre così, e anche in questo caso si nota che l'inglese proprio non, cioè è molto meglio, l'italiano non lo capisce molto bene. Ecco qua, le bellissime forbici su sfondo blu, quindi non ha capito assolutamente nulla. La prima volta che ho fatto questa cosa ho detto: ma questo è impazzito, cosa sta tirando fuori? No, allora anche qui andiamo a prendere la nostra frase e semplicemente la traduciamo, se non siamo già pronti a farla noi. La traduciamo con Google Traduttore, ecco fatto. Torniamo qui, inseriamo la nostra domanda e mettiamola appunto in inglese: arte concettuale genera l'immagine. La risposta è corretta. Questa potremmo mettere anche magari 3D per provare, magari con arte concettuale molto preciso. Questo potrebbe essere l'idea appunto per un logo di un negozio di parrucchieri. Partire da qua con un paio di forbici sullo sfondo blu. Potremmo provare anche con un'altra tipologia, mettere magari in 3D. Vediamo come funziona mettendo queste forbici in 3D, vediamo che cosa cambia. E in questo caso io consiglio di sperimentare magari con la stessa frase, con la stessa richiesta, sperimentare diverse tipologie. Insomma, non cambia tantissimo forse per il tipo di immagine fra arte concettuale in questo caso e quello che abbiamo creato prima. E quello che abbiamo creato adesso con il 3D va benissimo, comunque lo stesso. E da qui poi possiamo comunque elaborare l'immagine e poi possiamo dare maggiori specifiche. Possiamo dire magari le paio di forbici sullo sfondo blu con a fianco un pettine o altro. Insomma, dopo qui ci sta, dobbiamo solo semplicemente seguire quello che è la nostra volontà di creare qualsiasi aspetto. Andiamo a vedere ancora un altro esempio: una torta gigante con un bambino seduto vicino ad essa. Questa è molto, questa carina, può essere un utilizzo per negozi di pasticceria, per qualsiasi cosa, ma anche per un'illustrazione. Insomma, può essere utile in tante tante situazioni. Rispetto a quella che abbiamo visto all'inizio del video, anche qua ci sono tante differenze. Guarda questa che bellina, o anche questa. Dobbiamo, magari creiamo torte per compleanni, pasticcerie o altro, ne possiamo trovare un'infinità di possibilità. Se non ci piacciono, come sempre, anche in questo caso non mi sono piaciute tanto quelle che abbiamo caricato. Adesso vado a cancellare intanto queste e lasciare il foglio bianco, ed ecco fatto, vediamo quello che ha caricato. Qui ha sbagliato, non c'è la torta, questa mi piace, la vado a utilizzare poi e la utilizzo nella composizione. Adesso vediamo poi come salvarla e come utilizzare poi questa immagine. Andiamo a fare l'ultimo esempio, così vediamo ancora un'altra possibilità. Anzi, penultimo esempio, voglio farti vedere poi ancora un'ultima cosa. Questo per negozio di abbigliamento o per altre tipologie abbiamo messo many t-shirts of many colors. Quindi adesso ti ho saltato la parte della traduzione, siamo già andati direttamente in quella completa in inglese. E voglio provare a mettere appunto un pattern per avere questa serie di immagini. Posso anche mettere semplicemente magari un frutto e lui me lo crea come pattern. Se gli metto una mela rossa, mi crea il pattern della mela rossa con una serie di immagini di oggetti. Ecco qua, abbiamo qui ad esempio queste, abbiamo varie tipologie di t-shirt create, ma non ce n'è una che mi piace veramente, vediamo, sempre utilizzando il pattern. E quindi andare a creare una trama praticamente fatta di questi oggetti che abbiamo specificato. Anche questo può essere carino da utilizzare come sfondo per alcuni aspetti. Gli altri, questo non c'entra nulla secondo me.
Però anche qua le facciamo rigenerare un po' e scegliamo quella che ci piace di più. E l'ultima, andiamo a fare questa frase, magari andiamo a farla direttamente con Google Traduttore, quella che abbiamo visto all'inizio per una pizzeria ad esempio, e si devono inventare magari un post, qualcosa di particolare, ecco qua, andiamo a copiare e inseriamo e proviamo a fare anche qui, magari mettiamo foto in questo caso, proviamo, seppure con le persone ho sempre paura che vengano fuori delle cose forse meno inquietanti della bambina, della bambola che fa sempre paura come nei film, vediamo cosa esce in questo caso. Dai, devo dire che le foto con persone adulte sono meno inquietanti, possono venire anche abbastanza bene. Guarda questa, sembra quasi reale, dai. Il piratone con in mano la pizza, anche questo qua, sono belle, sono carine, dai, sono valide. Proviamo a farne un'altra e mettiamo magari arte concettuale. Vediamo cosa esce fuori. Questo per una pizzeria, dobbiamo fare un post, pissiamo pizzeria pirata e lo utilizziamo in maniera molto molto semplice, proprio per creare un'immagine che va bene per un post. Ma l'utilizzo di questi strumenti è infinito, come abbiamo visto. Possiamo davvero creare illustrazioni, possiamo creare qualsiasi tipo di immagine che ci può servire per la comunicazione, per un sito, per creare qualsiasi tipo di materiale. Insomma, il limite poi è solo, come si dice sempre, la fantasia e creare poi le cose giuste. Attenzione però sempre usando l'inglese. Un po' brutta la pizza, meglio più simpatico il pirata. Vediamo una variante di questa cosa proviamo disegno, mettiamo un'ultima idea, questa non me l'ero segnata inizialmente, ma mettiamo, ecco fatto, vediamo fare un disegno con questa richiesta, una piccola bambina, piccola ragazza che cammina in una città distrutta. Vediamo il disegno come ci appare. Sì, non è molto disegno, c'è il disegno, vedendolo in piccola sembrava meno disegnato, ecco, non era bello, ma così si percepisce meglio, in grande si vede proprio il tratto che è disegnato. Potevo mettere magari, in questo caso c'è già la bambina a colori, tutto il resto in bianco e nero quasi, o in toni di grigio, potevo mettere la bambina con abito, non so, rosso e tutto il resto grigio, anche qua, poi possiamo cambiare l'immagine e trasformarla, ma il risultato è sicuramente interessante. Riassumendo, vediamo adesso come si salva l'immagine finale. Molto potente, non come Midjourney, a meno possibilità, non possiamo fare immagini di formato diverso, magari in orizzontale, in 16 noni, 9 sedicesimi, non possiamo dire la dimensione, non possiamo dare tante info aggiuntive, siamo limitati a solamente la frase e quello che ci dà, però ci dà un sacco di scelte e ce ne dà, secondo me, forse 20 o 30, ho detto, ma forse anche di più al giorno, quindi tantissime da utilizzare giornalmente. Possiamo utilizzarlo gratuitamente quanto vogliamo, abbiamo varie possibilità anche per dargli un po' di indicazioni. Secondo me può essere molto utile, può essere interessante poi da sperimentare, da utilizzare, e quando ci serve ispirazione per un post andiamo qua e buttiamo giù due righe di quello che vogliamo e proviamo a vedere cosa ci suggerisce. A volte anche solo l'idea che magari ci può dare può essere interessante, perché poi la rielaboriamo, la sistemiamo, la adattiamo in maniera diversa come vogliamo. Per salvare l'immagine noi naturalmente, ed ecco, siamo all'interno di Canva e quindi noi possiamo prendere l'immagine, adesso teniamone una, magari questa la allarghiamo, questa del bambino che mi piaceva di più, la allarghiamo magari a tutta la dimensione del nostro riquadro e poi andiamo a fare condividi, la esportiamo come al solito, facciamo scarica e la salviamo in PNG, in tutti gli altri aspetti come vogliamo, in PDF, come sempre Canva ci chiede. Poi possiamo naturalmente utilizzare l'immagine come preferiamo dentro Canva, dandogli una animazione, come sappiamo, per creare anche un video se ci piace l'idea di creare da qua, adesso non c'è nulla, ho messo semplicemente la stessa immagine, però creare più immagini che fanno da passaggio, oppure poi utilizzarla insieme a tutti gli elementi che ci sono dentro Canva, utilizzarla all'interno dei nostri progetti, andare a creare magari un progetto o qualsiasi, prendere un progetto che c'è già e andarci poi a inserire le immagini che abbiamo creato, quindi all'interno di questo progetto. Possiamo fare quello che preferiamo, speriamo veramente, però che secondo me adesso questo tool è in fase di sviluppo, di apprendimento, infatti ci dice sempre quando creiamo l'immagine, facciamo ancora come quella di prima, vediamo come viene, e vediamo le frasi che ci dice attenzione se l'immagine presenta cose che non vanno bene, armi, cose violente, nudità o altro, segnalalo perché
insomma, questa intelligenza artificiale sta sviluppando e dice: stiamo sviluppando questa nuova tecnologia insieme a te, quindi segnala queste immagini se hanno qualcosa che non va. E infatti, se c'è qualcosa che non va, diciamo, perché contiene pregiudizi, stereotipi, simboli che, o contenuti che incitano all'odio, hanno contenuti sessualmente espliciti o violenza esplicita. Per cui è un tool che si sta sviluppando, un tool in crescita, e speriamo che rimanga gratuito in modo da poterlo utilizzare insieme a Canva, che è sempre un grandissimo tool che consiglio davvero. Bene, siamo arrivati alla fine, ti ricordo, iscriviti al canale, lascia un like, attiva la campanella per ricevere future notifiche, ci vediamo al prossimo video. Se ti interessa il discorso intelligenza artificiale, ne trovi altri, ti lascio anche qui appunto, anche in descrizione, tutti gli altri video dedicati sia a Midjourney, sia a ChatGPT, tutti legati all'intelligenza artificiale. Un saluto da Matteo e alla prossima, ciao!